Vai, ci sono. Filippo. Che bellezza questa sera in compagnia dei Sanana. Benvenuti e bentornati nella live delle 21:30. Che ne pensi di Beh, quest'intro, boss? molto ispirata. Dove stasera siamo con un nostro inviato speciale. Dove si trova in questo Sì. momento? In questo momento sono vicino al cimitero degli inglesi. Ok, e cos'ha di particolare questo cimitero degli inglesi? Ma di particolare che quando ti avvicini, a quanto pare le cuffie smettono di funzionare, per cui non vi sento più. Perfetto. E per cui sì, è molto strana questa attività, molto paranormale, se posso dire la mia. Anche questo autobus dei pompieri mi sembrava molto paranormale. Ok, Sai? ma Ok, vai, prego. conosci qualche tecnica per allontanare gli spiriti? Andarsene via. Infatti non è questa la mia meta, ne devo andare più in là. Adesso sto aspettando il semaforo, c'è gente che si lancia in mezzo alla strada col Ecco. rosso. Ok, ora è verde. O come dicono i giovani, let's get it. Stavo pensando una cosa, ma forse è Prova a dirlo, troppo. boss. Let's get it. Cos'è che stai pensando? No, 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 Vuoi niente. un'intervista Sì. dall'inviato speciale? Vai, È quello che intervistaci un vuoi? americano. Non ce ne sono, sono andato piuttosto lontano. E poi questo è il cimitero degli inglesi. Ma c'è qualcuno lì Magari ci con sono gli te? americani. Oltre agli spiriti? C'è una tipa che parla al telefono e Ok. un ragazzo con una bici che va lontano. Ok, quindi nessuno che puoi intervistare. Nessuno. Vuoi sapere cosa ne pensavano del Di cimitero degli cosa? inglesi? Ah, Io avrei il comunque fatto che lasciato sia così. stare. E beh, è interessante come storia, eh? Boh, non lo so, sinceramente, il Come fatto diceva il mio che... maestro, no, no, stai zitto. Come diceva il mio maestro, guarda e impara. C'ho un accento strano. Niente, Finita così? guarda e impara. Sì, lo diceva così, Ah, perché con ok. l'accento in fondo, perché era asiatico. Comunque, se posso darti un mio parere, secondo me il fatto che quel cimitero sia solo per gli inglesi è molto razzista. Ma non è solo per gli inglesi, è chiamato così. È un po' come chiamare una piazza piazza, però non è che tutte le piazze hanno piazza. Si chiamano piazza, si Sì, chiama però tipo converrai Piazza della Repubblica, con no? me che Piazza chiesa della degli Libertà. inglesi è molto specifico. Sì, ma infatti nessuno sta parlando di nessuna chiesa. Quello del cimitero degli inglesi è molto specifico. È molto specifico, sì, perché ci sono sepolti moltissimi inglesi. Che sono morti qui nello scorso centennio, ventennio, Ventennio. ventennio, nel scorso ventennio Ma può darsi ci che sono siano stati. durante la Seconda Guerra Mondiale? No, 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 prima, prima. Ci sono delle tombe lì dal 1800, Ah, ok. 1700 alcune. Sono poeti che sono morti a Firenze. E dici un po', com'è la situazione meteorologica dalle tue parti? È una merda. Piove. E io ho Oh. il basso sulle spalle. Ok, E un ombrellino della pace. c'è la paura lì? La paura per la guerra c'è? Cioè, più che altro schifo per la guerra. Ok, Quello un po' dovunque. gli abitanti di Firenze come stanno andando avanti in questa situazione? Un passo dopo l'altro. Ok, e parliamo un po' dell'aggravante bollette a Firenze, come siamo messi? Ancora non ho visto l'ultima. Ho pagato tutte quelle dei mesi scorsi. Vediamo quali sono le prossime. E vediamo quanto schifo fanno. Ok, devo dire che il E nostro farò una inviato. recensione poi. Ok. Dopo. Devo dire che il nostro inviato speciale è molto Ah, aspetta, preparato. cosa vedo? Cosa vedo? Un cane. Lascia in pace il cane. Ok, lo lascio lì. Oh, non Bravo. toccare il cane degli altri. Bravo, bravo, bravo. Anche perché puzzano. No, Sì. i cani non puzzano mai. Quasi sempre i cani fanno schifo. Vero. Io, boh, non so se... Quasi sempre io odio toccare i cani perché sono. Perché fanno schifo. Allora, ovviamente la redazione si dissocia dal nostro inviato speciale. Sono sue considerazioni che Alcuni. No, aspetta. non Perché devo. rispecchiano Aspetta, la aspetta. volontà del telegiornale. Ok.
Era un'opinione. Ma se ti dicessi che stavo parlando per assurdo? Beh, ormai la frittata l'hai fatta, Non riceverai avrebbe più un'accusa mediatica da comportamento. parte dei social. Ho capito, da parte di social. Da parte di social. Mi dispiace molto di questa tua scelta, però permettimi comunque di fare ammenda con Il questo canto. direttore si arrabbierà molto. Segreti. Segreti piccoli. Segreti. Molto bene, ringraziamo il nostro inviato speciale per le delucidazioni e gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. Noi intanto proseguiamo con i servizi di oggi. Belè Rodriguez, ancora fidanzata oppure Ma hai no? aperto questo Dopo la gioco o pubblicità, no? non ne ho idea. C'è Non ne ho idea. una Il boss c'ha zanzara! tipo uno stand che c'è. Fermi, zanzara! Zanzara. Zanzara, C'era Zafara. una zanzara, c'era. Ta Cana. ta ta. No, Vai, Fra, sparami i tuoi commenti, allora. allora ti dico, il costume va bene. Secondo me, unico fatto potrebbe mancargli un po' di personalità. Ah, no, non ti parlavo del costume, ti parlavo del discorso delle storie, che se avevi qualche storia in mente. Ah, no. Se non mi dici almeno Io ho come. una storia in mente, se posso. Hai da scrivere? Ho il cervello. No, no. Prendi un pezzo di carta. No. Secondo me ti stai prendendo per il Fai culo. finta di prendere un pezzo di carta. Preso. Ok. Ci sei? Sì. In un boschetto, un piccolo fringuello. Parte già Aspetta. Perché male. parte già male? F perfetta. Deve essere fantasy. Sì, aspetta, in un boschetto non può essere fantasy. Scusa, che ci sono Fantasy i quello, scusami. palazzi, cos'è? Vabbè, riparto, riparto. In una caverna di cristallo di magia c'era un folletto. Sto aprendo il gioco, Fra, intanto. Bravo. Boss, stai scrivendo? Sì. Ok. Che se apri il gioco non puoi scrivere. No, ma... No, Non che prendermi per sciocco. no, no, figurati, sei molto salato. Porca madonna. Ah, Scusa, grazie scusate. per il drop. Scusate. Scusate. Scuse soprattutto alla Madonna, che è una bravissima persona, tra l'altro. Non merita assolutamente niente di tutto questo. Sei sicuro? Eh? Sei sicuro? Sì, sono assolutamente sicuro. C'entra veramente niente, però non è quello il punto delle bestemmie, ma vabbè, questo è tutto un altro discorso. Insomma, il folletto. Il Non sei folletto. interessato a questa storia? Ok, Ma prima dove ero rimasto? Leggi volevo... fino a dove sei arrivato. In un boschetto c'era un folletto. No, era una caverna di cristallo di magia. Non è vero. Sì. Comunque... prima volevo aspettare quello che mi stava dicendo Fra. Ok. No, vai, vai. Ma se, allora io ti posso anche aiutare con le storie, ma se non mi dici come devono essere fatte, è È difficile. per quello che ti ho inviato il PDF delle carte. Esatto. Ma dove l'hai inviato? Non mica Su visti. WhatsApp. Sul gruppo. Non mica l'ho visti io. Siamo un po' così, boss, devi perdonarci. Ma lo so. Ah! Ah, carte ripartire! Carte ripartire. Comunque, Fra, abbiamo... Houston, abbiamo un problema. Ah, ok, Sì? no, non ce l'abbiamo più il problema, ce l'ha fatta. Wow, Discord non mi Houston, sei riconosceva. veramente un figo. Opzioni, cambiamo subito le opzioni. Ah, c'è anche la... cosa? Cioè, sarebbe anche il DLC grafica migliorato, ma mi sembra comunque già figo il gioco. Ma penso che sia per il 4K Ultra HD, sai? Mi sa anche a me, sai? Ma scusa, ma alla grafica fra, dimmi come la vedi tu, perché mi fido di. Cioè, voglio vedere quello che vedi tu. Fammi Che senso? vedere dei tuoi occhi, fra. Com'è il Sono... gioco? Eh? Bene? Com'è il gioco? Come lo vedi? A quanto ti va? Cioè, Ah, funziona? va bene. Mi funziona. Ok, quello ti chiedo. Mi Sei sicuro? L'ho piace... messo. A me è Però un bellissimo sull'attenti. 1080, eh. Ok, vabbè, ma ti gira bene. Sì, certo. Comunque mi piace la Comunque versione non del sbaglio più, gioco. eh. Come dici? Mi piace la Ti versione del piace la gioco. 100, 101.101.101.
59.165.00. Hanno un po' aggiornato. Questi sono piccoli sabachi. Sono sabachi da seta. Ok. E fra, c'è sia la campagna che la normale coop. Facciamo la normale, non, perché non so come funziona la campagna. Ok. L'ho già fatto prima. No, no, fate la cosa coop, fate la cosa coop. Mi ospiti te, Fra, che conosci già te. Fra, ma se funziona veramente come mi avevi detto, poi questo non... voglio giocare anch'io con voi. Ma mi sa... Aspetta, boss, facciamo una cosa. Provate. Coop, ok. Esatto. Però sono quasi sicuro che... Dobbiamo vedere, dai. Mi inviti te? Anch'io sono abbastanza sicuro che controllerete due unità diverse, cioè due popolazioni diverse. Allora, boss, però sarebbe bellissimo. Ti invito io. Sogno. Mm-hmm. Però devo capire come uscire da qua. Ok, esc. No. Ah. Comunque, sì, le carte le avevo mandate per farvi capire le meccaniche del gioco, che è il gioco Storie Nere, non so se voi ci avete mai giocato. Ho mai giocato. Praticamente sul fronte delle carte c'è un titolo, un'immagine, sotto un piccolo, diciamo, il finale della storia, e i giocatori in base alle domande devono chiedere a Team Master varie cose per poi capire com'è andata, perché è successo quella cosa, com'è successo e varie cose. Devono indovinare la storia. Questo è il gioco. E le carte che vi ho mandato le abbiamo fatte io e Lavi per ora. Ma sono bellissime, ma le avete fatte voi? Le abbiamo fatte io e Lavi. Ma anche i disegni li ha fatti Lavi? No, i disegni abbiamo tutti presi da siti che danno immagini gratuitamente. Anche perché perché non mi ricordavo bene come erano, però... Anche perché metterli a disegnare era troppo lungo, il vulcano... mi serve il sabato. Il vulcano è molto bellino. Io toglierei il drago, devo dire. Eh no, è quello che serve invece. Perché? Si chiama Dungeons and Dragons. Quei scheletri inculati all'armata delle tenebre. Sì, era il mio piccolo easter egg. Poi non so se avete conosciuto Matteo in una delle foto. Perché lì è bello il modello, capito? Il drago non piace troppo il modello. Il bardo è Matteo. Devo capire come... sì. E infatti lui ci sta bene. Che cazzo facciamo, boss? Io ho l'ombrello che cade a pezzi, come facciamo? Ti pari con il basso dalla pioggia. No. Preferirei non farlo. E mi inviti, Fra. Sì, no, ma con le campagne facciamo? Boh, io non vedo niente. Con le campagne, bello, sembra un posto in Toscana. Facciamo il Saladino. Vai. Che sta sempre bene prima di cena. Eccone un'altra. Allora, invita. Sì. Killer Clown, invita. Vediamo un po' se funziona. Mi ha invitato? Sì. Vediamo, apro Windows più G perché... No, non G perché, per G. Non mi è arrivato niente, Fra. G. E qui ti posso rinvitare, se rinvitami. Vuoi. Rinvitami. Nulla? Ma io ti ho invitato. Provo a vedere se posso gioco. No, non posso cliccare e partecipare al gioco. Perché? Campagna coop, vediamo un po'. Saladino. Eto Saladino. Oh, è arrivato, è arrivato! Ti ho invitato da un'altra parte. Non voglio sapere da dove. Da Xbox Live. Perché? Da una parte c'è invita, dall'altra c'è invita Xbox Live. Perché si è fatto... Oh, mi sa che si può invitare un'altra persona. Prova a cliccare il tasto invita. Su di te non posso più. No, in basso c'è scritto il tasto invita accanto al diagramma della tecnologia. Diagramma della tecnologia. No, boss, non lo... Sei ok. No, io ce l'ho chiuso. Allora niente. È solo per due. Va bene, standard. Ma se funziona come dico io, poi ce le facciamo divisi, tanto no. Sì. Non è che... Registra partita, no grazie. Io sono pronto, eh. Vai. Lasciamo qui Saraceni. Uetti pronto, sembra... latino. Come faccio a mettere pronto? Quindi voi siete Saraceni? Sì. Ah, pronto. Che stupido. E io ho messo pronto. Avvio partita. Ok. È che la prima volta che lo faccio non so come si fa. 3, 2. Però il conto della rovescia in chat è rimasto lo stesso. Che storie truci, boss, che vedo. Mi trovo interessante. Storie nere. C'è sempre gente morta. È
Ma perché devi scoprire il delitto? Belligio. È doppiato. Io mi sto bruciando alla sala prove. Se poi. Eh sì, dopo quando esci ci sei ancora? Cioè, non ci siamo ancora? No, ma sto con voi finché non c'è qualcuno. Ok. Ah, sei solo? Sì, hai lo spray al peperoncino? Ho il mio Kung Fu. Ok. Devo dirti, boss, che faccio fatica a comprendere. No, mi sa che vado dentro perché c'è veramente la pioggia del cazzo. Dicevi, Frasco? Non so, cambierei, diciamo, la carta dei cavalieri cadaveri. Perché? Vi abbandono, perché? Ragazzi. Ciao, come? Ciao, Ri. Vi abbandono. Ciao, Ri. Perché ti racconta già tutta la storia, boss. Soggiornare nei palazzi. A dove? Toglierei il fatto che sono cadaveri e lo riscriverei tra le righe in un altro modo. Ah, ok. Non toglierei la carta, cambierei il modo in cui è scritto. Ok. Mamma mia. Quanta sfiga il gatto nero. Comunque il mood è quello. Loro vedranno solo il fronte, quindi titolo, disegno, piccola iscrizione, e mi dovranno fare domande. Questa mi fa male, boss. Qual è il gatto? Supponevano che veniva attirato. Cosa? Che dolore. Non so cosa hai detto. È quella del gatto. Tutti supponevano che veniva attirato. Ah, è scritta male. Congiuntivo. Dimmi la corretta così la correggo subito. Che fosse attirato dal cibo. Allora, che venisse attirato dal cibo. Vediamo se lo trovo. Comunque posso essere... congiuntivi, posso... almeno tu. Salvati almeno tu. Allora, nelle abitazioni è tutti... Aspetta, Sì. E tutti supponevano che venisse attirato, che fosse attirato dal cibo. Che fosse attirato. Quello che abbiamo scritto io e Lavi insieme. Che fosse... però è l'ultima carta, eravamo stanchi. Allora, poi... nessuno supponeva che il gatto fosse in realtà un uomo. Aspetta, fosse attirato dal cibo. Nessuno supponeva che il gatto fosse in realtà un uomo. Sì, e poi il resto va bene. Ok. Altre storie non ci ho trovato niente di... Altre storie sono scritte bene, quindi... Ok, no, se è l'ultima carta. È un attimo una combo. Perché ti dico, le altre sono scritte bene, quindi non me l'aspettavo. Manco io, sinceramente. Ok, vedi, io controllo. Tu controlli le ali di cavalleria. Io controllo il gruppo principale. Ok. Madonna! La grafica. Devo un attimo ambientarmi sul fatto che questa è Age of Empires 2. Ah, ehi, ci attaccano! Vado. Tu prendi quelli sotto, proteggimi Io sono quello viola, no? Sì. La Terra Santa è nostra. La Terra Santa è nostra. Ma ci si muove WASD, vero? No. No. Sulla mappa. WASD no. Ah, devo tenere premuto il tasto destro? No, ti muovi semplicemente andando ai bordi. Io sai che ho quel problema. Freccette, boss. Ok, grazie. È comunque un gioco di... Fino anni... Hai ragione anche te. 2000. Sto andando... Ah, tu stai andando giù? Sì. Arrivo anch'io. Sconfiggi Franchi dell'Ovest, vado ad Ovest. Arrivo. Dammi un attimo. Sì, sì. Tanto io vedo dove sono. Mi viene anche la musica. Saladino, dove sei? Madonna. Dove sei diretto con quell'imponente esercito? Al califfo, in che condizioni? Dov'è il califfo? C'ho il testo. È il califfo. Viene da una certa città che conosciamo bene noi. Tu in particolare. Ho trovato la piramide. La piramide di Giza. La grande piramide. Non sono per niente a mio agio. Perché? Non mi sembra di sta giocare Age of Empires 2. Io ero abituato ai due pixel in croce. No, questo qui. Già la grafica. Tutta rifatta, tutte le animazioni. Adesso si vede cosa sono. Io ho mollato il mio esercito indietro, ma... Io sto esplorando un botto. Questo trovo qualcosa di interessante. Ma che cosa c'è qua dietro? Comunque non li ho trovati i franchi, eh. Forse sono più qua al centro.
Aspetta, ok. Ho trovato i franchi. Bravo. Allora vengo io con l'esercito potente. Stai fermo lì, boss. Non caricare da solo, riuniamoci prima. Ti sto arrivando. Comunque mi sa che non erano i franchi. Cioè, erano un po' degli sfigati lì in mezzo a... Gli franchi era, quindi... Ah, c'è altra... Ah, altra gente qui. I balestrieri. Ah, eccoli qua. Guarda quanti. E sono sotto. Quindi io ti proteggo da sotto. Sì, sì. Io ti vengo a aiutare da sopra. Ok. Piano piano, ti vengo a aiutare da sopra. Piano piano. Olio cuore. Sai se ognuno di noi controllasse dei contadini... Saladino. E potesse costruirsi la sua parte di città? Fermati e fai dietro fronti. Ma che vuole questo? Ma quello gli meno io, mo. Saladino. Il feroce Saladino. Un salame. Insomma. Una cosa che mi dà un po' fastidio è che ancora non si possano dirigere, orientare i gruppi di unità. Ah, perché siamo, siete sempre qua all'inizio. Piano piano, eh. Buonasera, Fracava. Tutto bene, lei? Buonasera. O comunque io direi di andare a fare il vero Age of Empires, eh. Cioè, il combattimento con i bot, dici? Sì. Ok, ok. Adesso usciamo da qua. Perché mi sembra strano giocare a questo. Ma per la grafica dici? No, che stiamo facendo una campagna. Io vorrei mettermi lì con calma, costruire le cosine. Intanto dovrei fare pure con... Sta per uscire una cosa. Sta per uscire, lo dovrei fare comunque anche contro di me. Però non sarebbe stato adeguato. Esattamente. Anche perché avrei recitato il gioco. Vieni, usciamo. Non fare il furbo con me. Termina partita corrente, tanto decido io, tu non hai il diritto di parola. Okay. Partita abbandonata. Io sto continuando a fare. Ah, sì? Vabbè, esco anch'io. Torno al menu principale. Abbandona. Sì. Abbastanza bene, dai. Come mai è abbastanza? È successo qualcosa? Ostia partita. Lo dico subito, non giudicate come gioco. Io sono che per rilassarmi sono un principiante. Non mi rompete il cazzo di come posiziono, faccio, brigo. Lo so che questo gioco è una religione, ma io me ne sbatto il cazzo della religione. È ancora una religione dopo tutti questi anni. A voglia te. Cosa stiamo offendendo qui? Invitato. Vai. Invitato. Password, presumo. Sì, okay. Ovviamente. Ma tanto si vede anche live, quindi non è che la nasconde. No, sono un paio di infortuni causa calcio, ma per il resto tutto bene. Ah, spero niente di grave. Allora, squadra devo mettere anch'io uno, vero? Sì. Poi, chi prendendo? Quante! Scegli bene perché sono diventato veramente un botto. Sì, ma io... Vai. Contro di noi ovviamente ci voglio i cumani da una parte, l'altro sceglielo pure te. No, fa random il gioco, vai. Mi piace. I tartari. Poi, no. Popolazione. Oh, popolazione 500, così poi facciamo le battaglie quelle belle. Insomma, te Fracava conoscerai Age of Empires 2. Blocca squadra. Adesso stiamo giocando la Definitive Edition, che è, diciamo, il remake rigraficato del secondo originale. Buon salve, Cree, buonasera. Ecco, Cree, lo dico anche a te, io gioco a cazzo. Ma ti pare che Cree ti venga a criticare per come giochi Age of Empires? No, metto i puntini sulle i. Ho capito, ma... Non penso che serva con lui. No, perché Cree ogni tanto mi fai domandine. Perché non hai preso quello? Perché non fai quello? Io vi denuncio tutti alla polizia postale. Fai le cappellate su Diablo è un conto. Diablo era questo perfetto. È Diablo. Madonna, dove sta? Quanto mi manca Madonna, Diablo. Migliaia le mappe. Dov'è la mia? Quanto mi manca Diablo, Fra.
Spero domani sera veramente di finire presto e che lo voglio giocare. Da solo... cioè, ho riniziato un'altra campagna da solo. Mm-hmm. Purtroppo il necromante da solo pia botte, perché... ci credo. Fa un sacco di male alle orde, però prende danni dai nemici forti singoli. Ok. Chiedo sempre l'interesse personale. No, su questo canale... Ah, devo mettere pronto. Interessi personali non esistono. Voi vi dovete sottomettere al nostro volere. Sì! Oh, come dei veri imperialisti. Sì! Indovina fra quale sarà il mio prossimo costume dopo lo Zenshimese? Non lo so. Impero. Ah, vieni da noi. Sì. Bravo, bravo. Anche quello, più veloce, anche quello più veloce da fare. Maglia nera. Maglia nera e gialla. Allora, mi devo ricordare come si gioca. Che sballa. Scusa. Allora. Io devo diventare tastierista su sto gioco. Come dei tastierista? Usare i comandi da tastiera invece che da okay. Mouse. Costruzioni. Sì. L'area mineraria è anche per le estrazioni dell'oro, vero? Sì. Ok. Sì, sì, l'area qui. Ti farò un sacco di domande banali perché non mi ricordo una beata cipa. Che tipo di mappa hai usato? Hai messo? Foresta nera. Foresta nera. Mi piace proprio la foresta nera, eh? Come? Mi piace proprio la foresta nera. Sì, perché ci puoi fare le mura facilmente, non ti vengono ad abbottare la menghia. Vai? Perché non vai? Presto! Ah già, che sono tradotto in italiano! Ah, tu giochi con gli italiani. Correctus! Ma è latino? Sì. Ma è triste! Perché? Quindi non posso pensare quando vi guardo. Esattamente. No. Oh. Sei con l'impero qua, non con i canaletti lì per i bambini. L'impero? Come parli? Sofra. Ma come parli? Scemo. Oggi, quando ho terminato il costume per il cantastorie, ho avuto una piccola epifania. Ovvero? Nella sua semplicità mi piaceva un botto. Salve. Ah, mi serve del legno. E giustamente devo fare del legname. Ma se trovassi una foresta. Dovresti. Siamo in foresta nera. Non trovare una foresta è difficile. Non la sto trovando. L'hai mandato l'esploratore a scoutare in giro? Sì. Ma c'è un modo per farlo fare andare in automatico? Non mi ricordo. Tieni premuto shift e batti su tutta la mappa. Posizioni. I waypoints. Ok. Waypoint. Ormai me l'hai ricordato. Vai. Non ti ricordi? Chieditelo. Io penso tu sia un mio avversario ogni tanto, ma... Siamo mica avversari, eh? Se fossimo avversari te lo direi comunque. Il tasto per vedere subito chi non sta lavorando. Guarda, adesso ti sta in alto. Se ci sono abitanti inattivi ti si illumina l'iconcina in alto. Eccolo qua, visto. Presto. Questo nuovo HOD sono un po' confuso. Eh sì, la HOD è cambiato. Ha proprio zero di legname. Porca troia. Io non sono abituato a partire con così poche risorse. Nel vecchio partivo sempre con un botto di... Anch'io, come mai siamo con così poche risorse? Perché non ho cambiato l'impostazione delle risorse iniziali, mi sono scordato. Ah, ecco. Io devo capire se nelle impostazioni c'è un modo per bloccare la schermata. Non lo so. Devo vedere. Ho visto schermo intero. Mostra opzioni avanzate, ok. Grafica migliorata. Ah, non posso mettere che mi manca il DLC. Poi. Interfaccia, forse qua. Blocca il mouse nella finestra. Oh, bravo. Vediamo un po'. Sì! Sì! Oh. Posso giocare come un essere umano. Nel 2022 si può giocare Age of Empires 2 come gli esseri umani. Bello. Bello. Io devo fare altri omini. Sì. Sulla base dell'economia mondiale. Senza di loro non ci va da nessuna parte. Ando veramente lento. Siamo le ultime ruote del carro, Bosch. Devo trovare il modo di darci una svegliata. Salve. Prendo una palla. Kaedo. Credo. Adesso sui mulini mi avevi detto che andavano in automatico loro, vero? Sì, c'è l'impostazione che si chiama risemina attiva o disattiva la risemina automatica della fattoria. Ok.
per fortuna sono meno bestie di prima. Comunque sono veramente spawnato in un punto pessimo. Che dici così? E non ho una foresta vicina neanche a pregare. È fatta apposta, mi stai già boicottando. Se avessi voluto boicottarti, posso aver rimesso come condizione di vittoria ultimo uomo. A un certo punto gli alleati sono costretti a picchiarsi a vicenda. Non posso fare niente. Sei tu questo qua blu? Sì. Ok. Perché purtroppo non mi sono cambiato colore. Ok. Bravo cretino che sono. Brutto coglione. Oh ma uè. Simpalla. Oh, la foresta, eccola qua. Simpalla, simpa qua. Volevo avere 100 di legno per fare la foresta. 2, 3, 4, 5, 6. Ci vuoi fare con questo 100 di legno? Dimmi un po'. Dimmi un po'. Facci la segheria. Ah. 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 Cosa? Ma scusa, tu non trovi una foresta, però intanto c'è un albero vicino a casa, perché non lo tiri giù? È quello che sto facendo. Sono due omini che lo stanno facendo. Intanto devi tirare giù quelli all'inizio. Sì. Mentre tiri giù quelli, video scout in giro cerca la foresta. È quello che sta succedendo. Non ti lamentare di penuria di risorse quando ci sei seduto sopra. Ma mi lamenterò sempre. Per la peluria di risorse, bravo, bravo. No, proprio per la peluria in generale. Lamentarsi per la peluria è un'ottima cosa. Oh, adesso facciamo il legname. Condo! Così poi posso costruirmi le casette. Pronto! Anzi, a te ti mando a fare la casetta. Senza case non si va da nessuna parte in questa civiltà moderna. Costruzioni, dove si faccia la casa? Casa. 25 di legno mi serve. Okay. Scelgo. Tenendo premuto shift posso fare più case contemporaneamente, vero? Fra? Sì, sì. Ah, e non mi avevi risposto. Ti ho risposto, ma se parlo troppo in fretta non sente Discord. Ok, abbiamo sgamato i gialli e anche i verdi. Di già? Tu sei proprio sopra i verdi, boss. Sono sopra? Sì, se okay. Guardi la mappa li vedi. Ok. Buona sapersi. Qua ci sono i tacchini. Devo fare il legname più velocemente. Devi salire d'età. Presto. Kaedo. Più presto. Tardi. Che la musica, che casino che è diventato. È bella, mi piace. Ah! Il tigre mi mangia. Il culo al lavoratore. No! Vaffanculo. Te sei già passato di era? No. Ok. Ci sto neanche provando. Sto giocando estremamente pianino. Allora, dove possiamo fare la città? Facciamo... qui. Condor. Ah, non me fa più fare, ok. Mi piace la musica orchestrale, come l'hanno orchestrata. Più orchestrata di un colpo in banca. Oh, la Madonna. Odio. Ecco, una cosa caratteristica di Age of Empires 2 da cui a cui è difficile tornare dopo aver provato successivi è il fatto che il passaggio d'età ti impalla completamente il centro città, non può più fare lavoratori. Hai ragione. Allora. Che... rottura di coglioni inenarrabile.
più gente. Posa quella carne. Ah, ma io c'ho questo qua che è fermo. Ah. Salve. Salve. Sono partito di un male. Presto. Ma di un male. Ma di un male, porca puttana! Puttana! Videogioco! Italiani! No! Cosa? Italiani? Ma molto fascista come cosa. Con che giochi tu? Italiani. È quello. Sei già passato l'età feudale, te. Sì. Ah, guarda, c'è lo scout. Chi ha messo? Aztechi. Abbiamo contro i Cumani e gli Aztechi. Ti piace questa info? Sì. Allora, vai, fammi un mulino qua. Facciamo più gente. Non posso, mi manca il cibo, appunto. No cibo. Non ci abbiamo il cibo. Sembra bello Imperium. Ciao Fabio, buonasera. Imperium? Quale Imperium? Vai, se ti caccia fuori. Come io stai, Fabio? Tutto bene? Da un po' che non ti vedo, bello tesoro mio. Bello tesoro mio. Certo. Dico sempre anch'io, bello tesoro mio. Ah! Uno, due, tre. Ai ai ai. Gridava. La fava. No. Ai 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 ai. Gridava. Oh, mi piace un botto la musica, me l'hanno rifatta, te lo giuro. Un muretto. Oh. Oh. E ne faccio un altro anche qui. Ho preso il COVID purtroppo. No! No! Cazzo! Forma lieve, spero. Manco asintomatico. Minchia, cioè, hai sintomi forti? Ma senti che mi hai costruito in casa? Sì. Hai alloggiamenti, ok. Vengo a darti un po' di manfort. Questo sono un po' rimasto indietro. Il fatto che ho tolto subito la foresta mi ha distrutto. Dietro il collo della do... Addio! Dietro il collo della do la manfort. No, 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 dai! Non eravamo colleghi. Non posso attaccarti in nessun modo, boss. Okay. Anche nel malaugurato caso volessi, ho messo blocco a squadre, quindi non posso. Ma poi perché tu vorresti attaccarmi, scusami? Così, per vedere di nascosto l'effetto che fa. Non lo vuoi 28 torri con bombarda in casa? Sì, ma dalla mia parte. Ho avuto febbre 38 per qualche giorno, ma adesso sto bene. Minchia, mi spiace un botto. Che pezzo di me. Oh, se ti annoi una di queste sere si può giocare insieme a Talisman se non sai che fare. La gioia di Riefra. Non stai male? A me piace Talisman. Io ci ho rigiocato anche da solo, ti posso confermare che l'IA è di uno stupido boss. Sì, 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 sì. Sono rimasto quasi bloccato in una partita. Ed ero sulla corona, eh. Ci credo. Non potevo vincere in nessun modo. Poi fortunatamente ho fatto una coglionata la I e quindi ho vinto. Oh. Sì, Tadini. Ok, adesso il legno non... Ma perché ti stavo per dire se venivi a trovarci questo sabato a ripartire, ma se stai male... È anche inutile chiedertelo. Quando? Hai già scautato tutto. Ma non posso, ok. Come faccio per impostare... Ah, risemina fattoria, questo qua. C'è già. Come faccio a sapere che c'è già? Non lo devo premere. È verde. Non è verde. No? Ah no, attiva, disattiva la... Oh sì, è verde, ok.
Quando attivo è un verde molto brillante. Okay, mi stavo già cacando sotto. Quasi cattivo come verde. Ok, voi mi costruite tipo 15 case? No. È domani sera, è l'unica sera papabile, spero. No, domani sera non ci sono io, Fabio. Mi sera manca il boss. Altrimenti se resto positivo anche tutta la settimana prossima. Allora sì, una sera ce la prendiamo. Una settimana ce la prendiamo. Salve. Salve. Il lama, boss. Il lama. Ma tu lasci, su ragazzi. Uccidi quei lama, mangiateli. I lama sono buoni da mangiare. Il a giugno? Quando è la festa a giugno? Non mi ricordo. Ho dagli alpaca. Gli alpaca? Ho dagli alpaca, sì. E che ti dicono? Niente, da fare la passeggiata con loro. Sono cattivi, eh? E sputano, lo so. Sputano? Che non lo sappia. Sono persone quasi peggiori dei cavalli. Vabbè, risentiamoci, devo scappare. Ciao, dove devi scappare che sei chiuso in casa come un povero lebbroso? Vero? Ma cosa fare? Secondo. Con calma, ci facciamo. Capitano Aramis. Ci ha inzulato una figurina. È il font che mi fa troppo cacare quando vedo le descrizioni dei vari quadrini. Sai, il font è sempre quello. Font che vince non si cambia. Minchia. È il font dell'eterna giovinezza, quello lì. I vari campi che c'ho, no, Fra? Che ho fatto. Io c'ho solo due omini su due, qua. Oh, vabbè, sei o sette campi che ho fatto. Ma i due omini lavoreranno solo su due dei sette campi che ho fatto? Il campo che gli hai assegnato. Ah, ok, quindi devo fare più omini. Ok. Sì, uno per ogni campo che crei, se no è inutile creare il campo. Ok, ok, vedi. La terra è di chi la lavora, boss. Ricorda sempre questo. Casomai è chi lavora la terra che può appartenere a qualcuno. Che poi sta cosa della rigenerazione automatica dei campi l'avevano messa anche sul quarto, se non mi ricordo male. Certo, ma anche sul terzo. Ah, sì. È proprio una boiata non farlo, secondo me. Se vuoi fare un gioco hardcore al massimo. Fanno solo sui punti, con sue punti con l'orto. Punto di domanda. Penso che tu abbia chiesto se fanno solo quei punti con l'orto. Sì. Infatti, come dice, ha detto il buon Fra, gli devi assegnare te. C'è quello. Ah. Sì, ma adesso Crimi vedrei partire a trombetta. Sono un po' partito lentissimo. Cosa vuole quello lì ancora da me? Chi è questo qua verde? Vado via. È il cattivo, quello che c'hai sotto. Che non mi farà niente, spero. Vabbè, al massimo ti ammazza un paio di contadini. Non mi è andato via. Ho fatto finta di niente. Io lì da te dovrei avere un costruttore, un demonizzatore. Un mistificatore dovrei avere. Allora. Vieni, va. Ah, comunque ieri sera sono andato a vedere il film di Sword Art Online. Mi è piaciuto molto. Sì? Ma semplicemente che è il remake della prima serie. Ah. Però no, la prima parte del primo piano della prima parte della serie. Salve. Complicazioni. E infatti la protagonista non è stato Kirito, ma è stata Asuna. Hanno fatto questo cambio. Vabbè. L'abbiamo visto da una parte. Sì, sì. È molto figo. Hanno cambiato qualche livello di trama. Hanno cambiato un po' di trama. Hanno aggiunto dei personaggi. Ci sta.
Tanto lui stava a bullizzare tutti in giro per il mondo. Ah, voglia, lui era un animale bello e buono. La peste. Era un beater. Cos'era? Un beater, lui. Kirito. Un beta tester, però che citava. Mi è venuto con lapsus. Leggero lapsus. Ok. Ah, oh, no, non lo posso. Oh, ora posso fare un bel po' di abitanti a volta. Oh, ti serve qualcosa? No, no, fammi crescere con calma, sono ancora nell'alto medioevo. Ti serve qualche cosa? Presto. Preston. Condom? No. Vabbè. Dicono quello. Eccitazione, posso dirlo. Impero? Ma che dice impero? Condo. Chi è che dice impero? Non lo so, l'ho esponato, ha fatto impero. Ah. Si vede che gli è presa creativa un attimo. Non conosco abbastanza, non mi ricordo abbastanza latino da dirti il perché. Vedete quanto me ne è fregato. Dai! Tutto ci vuole. Salve. Salve anche a lei. Sì, c'ho uno qua. No, dammi un po', mi stanno lasciando in pace, grazie al cielo. Ho chiuso tutto sotto, ci spero che ti lasciano in pace. Finché non arrivano con i trabucchi, spero che ti lasciano in pace. Devo ancora farmi tutto. Devo ancora farmi tutti i guerrieri. Ci vuole pazienza, fra. Vengo a fare un po' di colonizzazione vecchio stampo, non ti preoccupare. Guarda le casette! Si inizio a fare un po' di casermette, qualcosa. Parti con uno che consumano un botto di legno. No, ma il legno adesso mi sta iniziando ad avanzare. Il legno... Ricordati, boss, su Foresta Nera il legno non è mai in avanzo. Amica, non posso fare niente perché sto facendo il passaggio all'età feudale. Però potrei prendere un omino da quelli che mi stanno lavorando e farglielo fare a lui. Sì. Vieni qua. E facciamo... Costruisci alloggiamenti, vai. Li mettiamo... Li metto accanto ai tuoi. Sì. Ah. Presto. Ci serve più oro. Altre case. Condo. Monastero. Condo. La missione del monastero. Parabarabarabà. Sto sbloccando l'abilità incendio doloso. Ti piace? Mi piace molto. No. Tu devi fare i campi. Bravi, continuate a costruire. Mia carne da macello. Ma tutti tua carne da macello sono? Certo. Poi Elden Ring l'hai finito? No, mi manca il Lord Ancestrale. Dove lo metto il mio secondo mulino? Che non sta lavorando. Ah, tu. Condom. Vieni a fare un altro campo, che il cibo è sempre un problema in questi giochi. Adesso inizia la produzione di massa. Ma il mio omino doveva costruire casa? Ah, deve ancora arrivarci. Ma dove le hai fatte ste case? Al sicuro.
siamo un bel fabbro. Mai visto, boss, che quest'anno non fanno le tre? Lo so, ho visto, completamente annullato. Non capisco il motivo, sinceramente. Non ci sono più voglia. No, scusa, potevamo fare la versione online come hanno sempre fatto. Certo. Probabilmente si sono accorti che non tirava più così tanto. Insomma, sai, evitiamo di buttarci sopra soldi. Fra dove sarebbe? Fra è qua, te lo faccio vedere. È questo grande impero blu rigoglioso. Cioè, lui è la capitale, io sono il paese della Garfagnana, praticamente. Sto venendo a colonizzarti. Il paese della Garfagnana, te la faccio dentro casa, la capitale. Spostiamo la capitale in casa tua, poi. Chi è che è la puttana che non sta lavorando? Tu. Ah, oh, bello che si risseminano da soli, bello. Ah, non devo più starci a pensare io. Voi tre, andate a lavorare il legname, forza. Feed me more. Salve. Ma loro, questi lo stanno facendo o mi stanno prendendo per il culo? Vi disarredo, eh. Vi tolgo tutto dalle case se non scavate più in fretta. I tuoi blu che stanno inseguendo lo scouter verde. Che ci fanno lì? Tornate sotto. Ah, ma può... Preoccupante. Perché? Vai a costruire, bottana. Io tratto male i miei contadini, ma pure te, eh. Io non lavora. No! No! Il mare! Presto. Cosa possiamo... Oh, ti macello il lampo. Quanto legname serve poi nella vita, porco Dio. Ma fai più contadini. Mi piace non poter vedere le tue risorse a schermo. Piacerebbe che ci fosse una tendina da aprire. Salve. Perché tu non stai lavorando? Da me ci sono dei lavativi che non lavorano. Imperdonabile, li farò frustare per questo. Salve. Ah, perché manca il legname, ecco perché. Il legname. Capo, ci vuole più legname. Un ci sanno. Presto. Impero, ain. Tu, lavora qui. Tu, lavora qui. Poi, chi altro non sta lavorando? Voi. Tu, maledetta. Costruisci. Bene, perché in questo gioco ci vedrei bene la colonna sonora di The Broken Key. Oddio. Non lo so. Dici? Ti piacerebbe? Se vuoi far venire una crisi epilettica a qualcuno, sì. Tanto non penso che qualcuno ce l'ha butti giù per copyright. Ma non ne sarei così sicuro. Io eviterei in ogni caso. Ok. Si può mai sapere con quella gente cosa gli passa per il cervello. Poi fanteria scelta, un po' di lanciere, legname insufficiente, ma mo' il legname lo faccio, porco due. Il legname. Kaedo. Legname, che è? Si mangia? Questo gioco comunque ti fa male. Certo che mi fa male. Le tue mire espansionistiche mi preoccupano dopo un po'. Espansionistiche. Espansionistiche.
Io sono ineluttabile. Adesso, boss. Adesso, boss, io faccio una cosa. Ti mando 200 legname e tu mi fai la cortesia di costruirci un mercato. Ok. Ah, te dici così ci interscambiamo. Sì, esattamente. Quando? Quando? Condor. Oh, adesso faccio un po' di legname, porca puttana. Ma mi senza dubbio. Ma là, sono 600 metri quadri di alberi. Il mercato dovrebbe essere pronto. Sì, perfetto. Bravissimo. Quando? Dichiaro aperta. Non è vero. Dichiaro aperto un cazzo di niente. Perché mi mancano le case che farò debitamente in casa tua. Ovviamente. La mia gente deve imparare a vivere lontana dal nido. Altrimenti quando conquisterò le stelle come ce li manderò a vivere? Guarda che esercitino, niente male. E io sono ancora abbastanza messo male. No. Stai piano piano scavalcando lì, penso che oltre lì non andrà. Non di tanto comunque. Voi aiutatemi a costruire. Scudiera l'ho già fatta, no? È impossibile. Scuderia dovrei ancora fare. È questa. Ti devo infatti devo ancora farla la scuderia. Tu vai qua. E fammi la scuderia. Tu detto dai, non mi fa la scuderia. Voi andate ad ararmi altri campi. Puttane. Ci tengono i cavalli e non gli scudi nella scuderia. Ok, adesso voi andate a farmi la scuderia. Stai facendo qualcosa contro di me? No. Non posso. Quando? Io come non faccio? Vorrei. Come faccio a iniziare a commerciare con te? E allora, selezioni il mercato, fai tasto destro su uno dei miei mercati e costruisci carretti. Quindi faccio tasto destro sul mio mercato. No, tasto destro su... Allora, selezioni il tuo mercato. Ok, l'ho selezionato. Puoi i carretti sul mio mercato cliccando col tasto destro. Aspetta, sei saltato. Ho cliccato sul mio mercato. Sì. Poi? Digli di mandare i carretti sul mio mercato. Quindi costruisci carro da carico? Aspetta, prima tasto destro sul mio mercato. Ok. Tu selezioni un edificio e poi fai tasto destro sul terreno da qualche parte. Lui ti manda lì la gente che costruisce. Quindi tu selezioni... Ah, dove c'è il mercato? Eh? Un tavolto mercato. Ho due in centro città.
questo? No, centro città. Mercato, tasto destro. Ah, cazzo, però ho deselezionato il mio. Hai selezionato il tuo. Ok. Vado sul tuo. Tasto destro, hai detto. Sì. E poi faccio costruisci carro da carico. Dovrei aver fatto, credo. Ma scusami? Cosa? Ah, addestrabile dagli italiani e dai loro alleati. Ma hai dato un'unità in più che non ho mai visto. Lamentati. Non mi lamento. Saranno partiti i nostri commerci, come faccio a saperlo? Quando vedrò il mio carretto partire, sono sicuro che sia andata... È partito, perfetto. 11 lumini non stanno facendo niente, come mi permettete? Accanto al tuo centro città, sono lì a bighellonare. Adesso... No, non sono così... Devono imparare cos'è la disciplina. Frase del famoso autore romano Disciplinio il Vecchio. 1, 2, 3, 4, 5 selezionati. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ok. Segno qua, no, roba mia, non ti preoccupare. Brutto segno. Quale segno? Quando? Oh, e adesso quando? Andiamo a fortificare l'accampo del boss. Presto. Peccato non poter spostare i preti vicino ai contadini per farli lavorare più in fretta come sul 4. Quelle sono cose che mi mancano. Il 2 per un po' di motivi è migliore, ma il 4 c'è comunque degli enhancements. Rumori che sento battere. Eh sì, il legno è terrificante. Impero. Impero. Hai? Presto. Presto. Io te lo presto. Cos'è questo? Questo simbolo. Guarda che ogni tanto parte la musica col tamburo e tutto quanto.
Buon salve, Caccio. 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 Fra? Sì? Non me l'aspettavo da te. Non rivelerò se mi piace o no. Però comunque fa molto. Tutto bene, dai, Caccio. Tutto okidoki. Stiamo qui facendo una roba molto pacifica e serena. Questo lo ripeto ogni volta per convincersi. Perché non è così, Fra? Ah, stanno attaccando la porta sud. Manda i tuoi uomini. I miei. Porta sud dov'è? Segui i miei ometti che partono. Ah, ok, te lascia. Ah, vuoi che costruisca delle mura? No, no, voglio che gli viene a dare una svegliata. Arrivo. Hanno un po' di gente. Le mura ci sono. Manca chi le difende attualmente. Ti mando un po' di gente, non ti preoccupare. Non è chi si preoccupa. Svegliata, bambini miei. Nice. Sta arrivando okay. Un po' di mia gente? Sì, sì. Ah, è un tigro, il meno forte. In testa. C'è finito pure un tacchi. Ma tu c'hai già i mangani. Sei pazzo. Manga. Dove vanno questi? No, no, bambini no. Diciamo che io sto scoppiando dalla cena che ho fatto. Oddio, cos'hai mangiato di così buono? Un bue intero? Salve. Salve. Poi mi costruite una ciola. Costruite un cazzo niente. A piene mani. Servono case. Ai. Costruisci casa. Bello assistere alla nascita di una nuova civiltà. Si sente odore di futuro. Sono mai abbastanza le case su questo gioco. Condo. Devo incendiare, mi serve una ciola di mio. Quella è, c'è un sacco di gente qui. Volevate buttare giù le mie porte. Come ne siamo messi laggiù? Le porte bizantine non cadono di fronte a così poco. Ma le sue condizioni di vittoria? Deflagrargli il deretano. Okay. Distruggerli finché non si arrendono con la faccia nella polvere. Salve. Io lo sto facendo così un po'. Lo sono i cumani. Cumano, mi dia una mano. Allora un po' di gente ce l'ha.
Oh, aggressiva tua madre, caccio. Ah, madonna mia. Odio. Impero, odio. Odio. Odio, salve. Mi scoprì che quello non era odio, ma era oddio, dove mi manda adesso. Odio. Più contadini. C'è bisogno di molti più contadini. Cacciami, caccio, Fra mi fa paura in questo gioco a volte. Quanto è bello sto gioco. Proprio mi piace per giocarlo con gli amici, che si fa la cooperazione. Mi piace. Ma io farei anche un bel versus dopo. Ma va a cacare, io dopo devo andare a letto, Fra. Ho un versus, ma senti come parla questo. Dov'è? Ah, sono entrati. Hanno aperto una breccia nel trombatorione. Tanto sa che vince nel verso. Infatti, Fra lo dice solo per stuzzicarmi, ma io non lo ascolto. Comunque sia, io ricordo che su Age of Empires 4 non ne ho vinto uno, Cacare, veramente, io. Sono sempre stato scoppiato da qualcuno a un certo punto. No, ma in Age of Empires, secondo me, in 3... in live non hanno senso i versus, perché uno deve essere immediatamente distrutto appena possibile e passa tutto il resto della partita a girarsi. Attacco, attacco, dove attacco? Attacco! E alla porta sud stanno cercando disperatamente di passare. Ma ti devo mandare altra gente? No, no. Ho fatto le baracche io. Ok. Di gente, va. Più contadini da sfruttare. Salve. Vero? Condo. Vero? Condo. Salve. Condo. Hai? Ah, forse. Forse io ho sempre giocato anche con la raccolta di risorse potenziata. Ah, questo lo ignoravo. Uno l'abbiamo fatto, boss. Per me mangiare di norma è una tortura. Per fortuna non sono mai stato costretto. Come? Penso che mangiare sia una delle azioni più belle che possiamo fare nella vita. Dipende da come mangi. Ovviamente di mangiare cose buone. Si ha bisogno di più case. Case arrivano. Cosa prevedi di farci, boss, con il tuo esercito? Te li manderò là a sud. Devi solo avere un po' di pazienza. Tanto sono tutti lì alla porta, no? Cosa? Dov'è che stanno attaccando ancora? Cioè, no, in questo momento non stanno attaccando, ma c'è un esercito di tutto rispetto. Dove? Sempre a sud? No, no, tu c'è un esercito di tutto rispetto. Sì, sì, ma dico, vengo giù al sud. Sì, sì. Arrivo, arrivo, arrivo.
gli faccio un altro po' di cavalieri, gli entro anche a lui da ovest i cavalieri. Arrivo. Se tu vieni a nord lo adesso faccio. Arrivo. Tu c'hai anche delle unità. Assedio. Io sono molto più alla la vecchia Unione Sovietica maniera. Orde di fanteria e via col tango. Diciamo sì, un po' di gente sta arrivando. Sì. Non è giusto. Quindi andiamo ad attaccare giù. Fermo un attimo. Te lo do io il via. Meno. Tra alleati coordinarsi per l'attacco è sempre stato. Aspetta un secondo. Vai. Disgrazie per l'umanità. La madonna. 39 contadini che si girano i pollici. Oh, dimmi te quando partire. Sì, sto aspettando che mi si finiscano di fare un po' di cavalieri. Ok. Perché noi adesso veniamo giù con la fanteria dal nord, distraiamo il loro esercito, mentre il loro esercito è distratto dal nostro, io entro da ovest con i cavalieri e li sfondiamo. Ok, è giusto. Sto portando un po' di gente. Io sto aspettando che mi facciano le baracche, ma sono lenti come una quaresima. La quaresima è notoriamente molto lenta. C'è ancora. Bisogna di molto, molto. Tanta gente. Che dici? Sto mandando un bel po' di gente. Sì. Ma perché i miei contadini non costruiscono le mie baracche? Ma io continuo a mandarteli, Sì, va bene. Tu finché... Cioè, spostare lì tanto non è che ti servono da altre parti, voglio dire. Gli aztechi non sono più un problema, mi sento di poter dire. Dove vanno questi? Li ho spostati male? Li ho spostati male. Cos'è? Ma vengo giù ad aiutarti? O aspetto ancora alle porte? Ah, vai pure, tanto. Ora va la spacca. Muovi prima quelli davanti, sennò non passerai mai più dalla porta. Arriva anche te. Oh, dai, belli. Continua l'attacco. Ah, sta iniziando a laggare tutto il gioco. No, come? Sì. Sono io probabilmente. Perché a me non lagga. Probabilmente ho sbagliato io. Pensavo che la difficoltà dei bot fosse a standard, ma mi sa che l'ho lasciata molto facile. Ah, quindi posso anche non venire a sto punto. Non c'hanno un cazzo di nessuno in città, mi aspettavo 60 castelli. 400 persone, ho fatto un attacco congiunto nord-ovest della vita, non c'era nessuno in città. Guardi come laggano! Ma a me va benissimo. Ma stai ostando tu, eh? Sei tu il problema, sei sì. Tu il problema. Che meno, eh? Voglio assistere. Che cazzo serve la torre d'assedio?
Guarda il formicaio! Perché mi non attacca? C'è anche suo cugino, il formitizio. Ah. Oh, partita vinta. Minchia. Sì, primo assalto l'abbiamo... Vittoria italiana, hai vinto una partita giocando con gli italiani. La vittoria tutta italiana. Oh. Vittoria bizantina, hai vinto una partita giocando con i bizantini. Bravo! È vero. Come si vedono le statistiche? Abbandona mappa? Ok. Poi ci sono... Guarda come sono più basso di te. Loro sono molto più bassi di entrambi, però. Che schifo. Guerra? Sì. Ah, ehi, guerra, tu unità uccide 106 o 12. Sì, sì, a 8. Quindi... Però l'esercito più grande. Sì, sicuramente. Mio cazzo. Ora... Lì che c'avevi. Sono il re della pietra raccolta. Va sì. Bene. Tecnologia. Il re sotto la montagna. Ora io ho vinto i passaggi di età, minchia, tempo reale 51, tardissimo. 20 minuti ci ho messo ogni volta a passare d'età, madonna. Le reliquie raccolte 3 io. Te ne ho fregata una in casa tua, ma è stato preterintenzionale. Ah, grazie, eh. Sapevo che non mi dovevo fidare di te. Eh beh, tanto non ci facevi niente. Ma che animale. Era lì a prendere polvere, ho detto, sai che... Ah. Direi basta. Sì. È stato molto intenso. Sì, sì. That's strange. Rimetto a scaricare il graphic pack per Age of Empires 2. Sono curioso. Eri quello con la società più alta. Tanta roba, eh. Ma io sono un tipo socievole. Penso che... Cosa? Caccia dice che io ero quello con la società più alta. E... Sì, perché dicevo, sono un tipo socievole e quindi rispecchiavo un po'. Fa? Sì, probabilmente... Sto cretino ha già aperto Mountain Blade. Io veramente. Ha già aperto Mountain Blade. Ma io veramente, veramente. Ma. Sto psicopatico. Allora, scarichiamo il pack. Vediamo un po'. Io ho visto solo le 22:54. Facciamo una cosa. Apro Windjammers. E mi faccio vedere una partita classificata. Fra può giocare in pace il suo amato e bellissimo Mountain Blade. Uh-huh. Attimo e te lo dico con disprezzo. Mountain Blade. E poi chiudiamo. Facciamo una partitina e chiudiamo. Oh, fatica. Perché me l'ha aperto in una risoluzione completamente sbagliata? Ah, delle volte, ma perché? Postazioni. Postazioni di gioco. Modalità finestra. No, ok. Ce l'abbiamo adesso. Però non me lo sta catturando, perché? Riavviamo il gioco. Ah, ok, l'ha preso. Online. Non vuole farsi catturare. Adesso vi faccio vedere come mi faranno il culo nelle classificate. Ah, innanzitutto vediamo se si trova un avversario, perché non è mai sicuro al 100%. C'è un bot su Discord che ti dice i giochi gratis quando escono sulle varie piattaforme. Ah, interesting. Se mi dici poi come si chiama sto bot, lo metto su Discord. Il primo d'aprile ha messo Elden Ring. No, immagino le incazzature dei giocatori che ci hanno creduto. Però posso dire che sei anche un po' scemo se credi che mettano Elden Ring gratuito già da subito. Infatti Freddy 13 sarà colui che mi farà il culo, amici. Preparatevi.
Friday 13. Perché questo, oh, anche, questo c'è anche la medaglia bronzo. Questo mi fa il culo, so già. La medaglia di bronzo. Oh, che stavamo a fare? Qua c'è anche quello grosso, quindi è un casino. Una mappa piccola. Al culo. Mi fa il culo, mi fa il culo. Potentissimo sto... Oh, 3 punti fatti. Lo sfondi, lo sfondi, lo sfondi. No. Vai, siamo pari adesso. Non prenderai neanche un punto. Ma siamo 6 a 6, stai zitto. Mi portare sfiga. Non c'ho il buffo. Vai, 1-0 per me. Dai, dai, dai. Oddio, bellissimo. No! Gli ho regalato il punto come un deficiente. Merda! Bravissimo, è bravissimo sto giocatore. Con le classificate. Oh. Comunque mi fa piacere che si trova gente per giocarci. Di pazzi psicopatici il mondo è pieno, basta. Brutta questa, brutta, gliel'ho regalata. Sì, me l'hai proprio regalata. Però tu sei veramente un malato di mente. Non mi è entrata l'ulti. Non mi è entrata l'ulti per difendermi. Aia. Vediamo se ti entra la prossima. Ok. Dai, 13 a 14, ce la posso fare, fra. Merda, l'ha parata. Poi posso? Dopo gliel'ho live... messa in mano. Gli ho messo il cazzo in mano. Dimmi. Detta così. Dimmi, dimmi. 5 minuti c'era una cosa che ti volevo dire. Sì, sì, sì. Due cose. Consideriamo. Sì. Ma quello. Penso abbia capito qual era il mio punto di vista. 3 a 3. Perché non mi ha fatto A più B? Oh, siamo perché scemi. Ma le lettere si sommano i numeri. Sto giocando? Stai cercando di sommare lettere, si sommano i numeri. Ma va a cacare. Il tuo essere fisico ti ha... sta rovinando l'infanzia. L'infanzia me la sono già rovinata tempo fa. 6 a 13, aspetta, posso ancora farcela. Ho vinto! Bravo! Bravissimo! Ma basta, direi. Mi tengo sta vittoria. Bravo. Me ne vado. La parte migliore del valore è la discrezione. No, non voglio più giocare. Quindi. Esci. Gli amici, concludiamo con una vittoria. Noi ci ribecchiamo domani alle 21.30. Buonanotte, signori. Grazie per averci seguito. Ciao. Siamo con Mary domani alle 21.30? Tu arrivi dopo? Sì, arrivo dopo. Sì, sì, okay. Sì, sì. Sì, ma gli volevo lasciare la sorpresa, no? Gli volevo lasciare. Ma che sorpresa? L'hai già detto. Ti passo il bot. Sono io... Grazie, caccia. Sono io l'imbecille che non si ricorda mai. Ciao, ragazzi. Ciao, Reggie.